Ciao, sono Giuseppe Di Domenico e sono un consulente specializzato nella ristrutturazione finanziaria delle aziende. In pratica elaboro e metto in pratica delle strategie indispensabili a quegli imprenditori che hanno bisogno di trovare i soldi per realizzare i loro progetti o liberare la loro azienda dai debiti, ma non sanno come fare. In questo video in particolare ti vorrei parlare della grande truffa dei consorzi fidi e delle garanzie del medio credito centrale che rischia di mettere in ginocchio la tua azienda e la tua famiglia. Questo video è un video realizzato per tutti quegli imprenditori che si sono ritrovati a dover accettare o a dover discutere la richiesta di garanzia consortile da parte di una delle banche a cui si sono rivolti. In particolare è rivolto a tutti quegli imprenditori che stanno in questo momento affrontando un periodo di crisi e che potrebbero, a causa di queste garanzie, subire delle conseguenze molto più gravi di quelle che la crisi stessa sta provocando alla loro azienda. Innanzitutto ti racconterò tutta la verità sui consorzi fidi e sul motivo per il quale non è un vantaggio avere una garanzia consortile a tutela delle proprie linee di credito. Ti spiegherò quindi quali sono i tranelli da evitare quando la banca ti costringe a utilizzare un consorzio di garanzia fidi per concederti le linee di credito. Infine ti spiegherò come funziona la garanzia del medio credito centrale e perché è addirittura più rischiosa di quelle che hai firmato fino ad oggi con i consorzi fidi privati. Partiamo quindi dalla verità sui consorzi fidi e sul motivo per il quale non è un vantaggio avere una garanzia consortile a tutela delle proprie esposizioni finanziarie. Quando un imprenditore si rivolge ad una banca per ottenere una linea di credito o un finanziamento, capita di frequente, anzi quasi sempre, che la banca richieda una garanzia consortile per ridurre il rischio del richiedente. La garanzia del consorzio fidi è una garanzia che la banca richiede o al posto delle fideiussioni personali oppure a integrazione delle garanzie personali, soprattutto nel caso in cui l'imprenditore magari non ha molti beni. Cosa ti sta chiedendo in pratica la banca? La banca chiede a una società privata, che è appunto la società consortile che funge da consorzio fidi, di garantire il rimborso del debito che ti sta concedendo in caso di tuo inadempimento. Quindi in pratica, se tu non paghi, la banca può richiedere direttamente al consorzio fidi il pagamento del debito che tu hai contratto. La firma di una garanzia consortile però non ti libera dagli obblighi nei confronti della banca. Infatti, rispondi comunque del debito che hai contratto nei confronti della banca, sia nel caso in cui la copertura del consorzio sia parziale, sia nel caso in cui invece il consorzio semplicemente non paghi la banca perché magari ha delle problematiche interne. La cosa assurda è che, nonostante sia tu a pagare per la garanzia consortile, non puoi sollecitare il consorzio a pagare l'intermediario e quindi ti puoi trovare in una condizione paradossale in cui tu hai firmato la garanzia, in teoria il debito sarebbe coperto per un certo importo dal consorzio, ma in realtà il consorzio non paga e la banca comunque viene a richiedere a te l'intera somma. In pratica sei costretto a pagare, spesso a caro prezzo, una assicurazione del credito che di fatto garantisce solo la banca e che in moltissimi casi non funziona. Questo perché la maggior parte dei consorzi fidi non copre le garanzie che sono state acquistate. Il motivo è legato al fatto che con l'esplosione delle sofferenze bancarie i consorzi si sono ritrovati in una condizione di sofferenza, non potendo di fatto ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti delle banche. Molti consorzi minori sono stati posti in liquidazione o addirittura sono falliti. E anche i grandi consorzi sono in notevole difficoltà. Tanto è vero che negli ultimi anni, per supportare questo sistema fallimentare, è stata introdotta la garanzia del medio credito centrale, di cui parleremo tra poco. Ad esempio, uno dei più grandi consorzi fidi degli anni 2000 è stato la Eurofidi. Eurofidi attualmente è una società in crisi e tutte le posizioni che sono state garantite in questo momento non sono coperte da una garanzia reale, in quanto il consorzio non è in grado di coprire le esposizioni poste a sofferenza. In realtà, per quanto Eurofidi abbia dichiarato il suo stato di difficoltà finanziaria,
e sia de fatto una società in default, non è l'unico consorzio in seria difficoltà. Anche i consorzi legati alle associazioni di categoria stanno subendo pesanti perdite e sono quindi in difficoltà a coprire le garanzie rilasciate. Tutte le esposizioni coperte dalle garanzie consortili di società in sofferenza di fatto sono prive di garanzia. Questo porta a due problemi a seconda che il debito sia in sofferenza oppure no. Nel caso in cui le posizioni non siano in sofferenza ma siano comunque in difficoltà, di fatto le banche stanno accelerando le procedure di riscossione cercando di recuperare il più possibile. Quindi è aumentata la soglia di allarme che porta a una revoca delle linee di credito più a rischio. Nel caso in cui invece le linee di credito siano in sofferenza e quindi siano nella condizione ideale per essere negoziate, il venir meno della garanzia consortile ha comportato un rallentamento della chiusura delle esposizioni, in quanto le banche non erano preparate e non conoscono ancora i parametri da utilizzare per la chiusura delle posizioni a stralcio. La garanzia consortile, quindi, avvantaggia solo ed esclusivamente la banca, che riduce dal proprio punto di vista il rischio sull'esposizione, mentre lascia a te tutto il rischio di una gestione complicata in caso di default. Per l'imprenditore, di fatto, la garanzia consortile rappresenta solo un costo aggiuntivo rispetto a quello della linea di credito, che va ad aumentare quello applicato di fatto dalla banca. Anche se formalmente si tratta di entità diverse, quindi questo costo non può essere imputato a costo del credito, essendo una forma obbligatoria per poter accedere a determinate linee di credito, costituisce in effetti una maggiorazione del costo del credito stesso. Inoltre, l'esistenza di un consorzio fidi aggrava la difficoltà nel trovare un accordo transattivo in caso di difficoltà. Questo perché la negoziazione deve avvenire non solo con la banca, ma anche con il consorzio fidi, che deve dare la sua autorizzazione anche nel caso in cui non voglia o non possa pagare la propria porzione. In caso di problemi di rimborsare le linee di credito, la negoziazione diventa più complicata perché non solo c'è bisogno di trattare con la banca, ma bisogna trattare anche con il consorzio fidi, che può negare la propria autorizzazione a transigere. Il procedimento di risanamento di un'azienda in queste condizioni è chiaramente rallentato, anche perché i consorzi fidi sono poco strutturati e hanno dei tempi di risposta molto più lunghi di quelli che hanno normalmente le banche. La negoziazione quindi si allunga. Il problema è che più passa il tempo, più ovviamente è necessario avere tempo per ritornare ad essere nuovamente solvibili nei confronti del sistema finanziario. Vediamo quindi quali sono i tranelli da evitare quando la tua banca ti costringe ad utilizzare un consorzio di garanzia per concederti le linee di credito. Come abbiamo già detto prima, i contratti di garanzia sono strutturati per garantire l'intermediario e lasciare su di te la maggior parte del rischio, anche se ti vengono venduti come delle assicurazioni che ti coprono nel caso in cui tu non riesca a rimborsare il credito concesso dalle banche. Molti contratti, tra l'altro, contengono delle insidie che li rendono praticamente inefficaci a tutelarti in qualsiasi modo e quindi non ti offrono nemmeno la minima tutela che tu ti aspetteresti dal pagamento di una determinata assicurazione. Molte di queste clausole, tra l'altro, vengono volutamente celate al momento della vendita del contratto e di solito sono quelle più penalizzanti per chi sta acquistando la garanzia del consorzio fidi. I tranelli principali si nascondono dietro la terminologia tecnica e prendono il nome di diritto di rivalsa e garanzia sussidiaria. Il diritto di rivalsa è il diritto che il consorzio ha di richiedere a te le somme che ha pagato alla banca in modo da poter rientrare di quella che è la garanzia escussa. In questo caso, in pratica, il consorzio agisce attraverso il recupero crediti per poter ottenere il rimborso di quello che ha pagato. La garanzia sussidiaria invece è una clausola che prevede che il consorzio paghi solo e soltanto dopo che la banca ha portato avanti la procedura esecutiva e la stessa non abbia portato all'intera soddisfazione del credito, rendendo di fatto inutile per te l'esistenza di un consorzio di garanzia. Quindi cosa puoi fare nel momento in cui la banca subordina la concessione della linea di credito alla esistenza di un consorzio di garanzia che avalli l'operazione?
Per il tuo bene dovresti semplicemente rifiutare quella linea di credito e dovresti organizzare la tua azienda in modo da renderla finanziabile anche senza il consorzio di garanzia alle spalle. Se invece purtroppo, come la maggior parte dei miei clienti, ti trovi in una condizione per cui hai già acquistato le garanzie consortili, la prima cosa da fare è verificare se il consorzio è ancora in piedi oppure se rientra tra quelli che non sono più attivi o sono in default. Devi controllare i contratti che hai firmato quando hai acquistato la garanzia per riuscire a capire se effettivamente ci sono all'interno delle clausole relative al diritto di rivalsa o alla garanzia sussidiaria. Devi capire chi ha firmato queste garanzie, perché potrebbero averti chiesto di farle firmare non solo a te come amministratore della società, ma anche come persona, e quindi il consorzio potrebbe aggredire direttamente i tuoi beni. E se sei cascato in una di queste trappole e sei ancora in una condizione non critica, devi programmare un rientro di questa esposizione in modo da liberarti di questa spada di Damocle. Se invece hai delle difficoltà finanziarie e non riesci a rientrare di queste linee di credito, devi pianificare con uno specialista una strategia per poter ridurre al minimo i danni. Questo ti eviterà di ritrovarti all'improvviso spalle al muro, costretto a confrontarti non con uno, ma con due creditori molto aggressivi. Da un lato la banca e da un lato il consorzio fidi. Molte persone si sentono tutelate dal fatto che negli ultimi anni hanno avuto la possibilità di ottenere delle linee di credito grazie all'intervento del fondo di garanzia statale Mediocredito Centrale. Nell'ultima parte di questo video voglio spiegarti come funziona la garanzia del Mediocredito Centrale e perché dovresti stare molto attento, in quanto nella maggior parte dei casi è più pericolosa delle garanzie consortili che si vendevano fino a qualche anno fa. Quello che è successo negli ultimi anni è che, a fronte dell'evidente fallimento del sistema dei consorzi fidi, che hanno avuto un grosso sviluppo tra il 2009 e il 2013, e grazie ad alcuni cambiamenti normativi che sono stati introdotti per arginare questo problema e ridurre il rischio per le banche, è stata introdotta l'istituzione del Mediocredito Centrale. In realtà il Mediocredito Centrale esisteva già da molti anni con il nome di Banca del Mezzogiorno ed era praticamente un ente statale che si occupava principalmente della gestione dei fondi destinati al rilancio del Mezzogiorno d'Italia. Il Mediocredito Centrale è quindi un'istituzione privata controllata dal Ministero del Tesoro attraverso le Poste Italiane e gestisce per conto del Ministero del Tesoro il fondo di garanzia statale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Mediocredito Centrale può essere utilizzata sia come garanzia diretta che come controgaranzia dei consorzi fidi. Solo che in molti casi la garanzia del Mediocredito Centrale prevede il diritto della Banca del Mezzogiorno di rivalersi sul soggetto garantito per recuperare le somme che sono state eventualmente pagate agli intermediari. La presenza del Mediocredito Centrale di fatto peggiora ulteriormente la situazione. Innanzitutto perché nella negoziazione non è più necessario confrontarsi con due soggetti, cioè la banca e il consorzio fidi, ma con tre soggetti, perché bisogna parlare con la banca, con il consorzio fidi e bisogna avere l'approvazione del Mediocredito Centrale prima che una transazione possa dirsi compiuta. Questo chiaramente complica l'iter per la gestione di una situazione di difficoltà finanziaria. Tra l'altro il Mediocredito Centrale come istituzione statale non è costretta a recuperare le somme attraverso la procedura civile ordinaria, ma può avvalersi del supporto dell'agente per la riscossione, utilizzando quindi le stesse regole che valgono per la riscossione delle tasse e dei tributi non pagati, sia in termini di sanzioni che in termini di interessi che in termini di procedura, che di fatto è accelerata rispetto alla procedura civile ordinaria. Tra l'altro, mentre con un ente privato è possibile negoziare il rientro del debito e quindi ottenere anche degli sconti, questo non è possibile farlo con un agente della riscossione. Pertanto, se hai un debito garantito dal Mediocredito Centrale, la tua posizione è ancora più rischiosa di quella di coloro che hanno soltanto garanzie consortili. Ed è per questo che devi muoverti adesso con l'aiuto di un vero esperto per ridurre al minimo i danni. Io e i miei collaboratori possiamo darti una mano e possiamo guidarti nelle decisioni più difficili, accompagnandoti a realizzare il piano per liberare la tua azienda dai debiti, lasciandola libera di prosperare.
Potresti continuare a fare come hai fatto fino ad oggi, tentando di sistemare i problemi per conto tuo o con l'aiuto di qualche professionista che conosci o che ti è stato presentato da qualche amico. In base alla mia esperienza, la maggior parte di coloro che prendono questa strada si ritrovano dopo qualche tempo ad affrontare dei problemi ben più seri. Solo i più fortunati riescono a risolvere, almeno in parte, le questioni che stanno affrontando, ma con risultati modesti o addirittura insoddisfacenti e con soluzioni che spesso sono peggiori del danno stesso. Per liberare un'azienda dai debiti è necessario avere una strategia, conoscere e padroneggiare le informazioni, seguire un piano di lavoro preciso ed essere pronti ad affrontare gli imprevisti. Sono necessarie delle competenze multidisciplinari che nessuno dei professionisti tradizionali che ti circondano può avere. È per questo che ho messo insieme un team di persone in grado di fornirti il supporto e l'assistenza professionale di cui hai bisogno per superare questo momento di crisi aziendale. Digita il link che trovi qui sotto, scegli la data e l'ora dell'appuntamento, inserisci le informazioni richieste nel modulo di contatto per essere richiamato da un consulente pronto a capire con te il modo in cui possiamo aiutarti. Ciao!